Sì. Devo dare continua qui? Allora, buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Massimo Gabellini e sono il responsabile del servizio valutazioni ambientali di ISPRA. Oggi ho il piacere di presentare il webinar numero 3 del nostro programma di diffusione delle conoscenze e di approfondimento sulle norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale nella VIA. In attesa di adozione formale attraverso provvedimento normativo, ISPRA ha organizzato questi momenti di incontro per raggiungere la maggior parte del pubblico interessato alla tematica e soprattutto raggiungere l'obiettivo di rendere la VIA un processo ancora più efficace e partecipativo. Consentitemi un momento qui di fare dei ringraziamenti, innanzitutto ai colleghi della comunicazione che hanno organizzato e reso possibile questo evento, ma soprattutto ai miei colleghi della VIA, che sia nella redazione delle norme tecniche insieme ai colleghi di ARPA e sia nella proposta e realizzazione di questo evento, hanno fatto un lavoro straordinario. Come sapete, i webinar proseguiranno venerdì 12 con Geologia ed Arte. Oggi verranno trattati i fattori ambientali, atmosfera e suolo e ospiteremo i colleghi di ARPA Veneto e ARPA Lombardia, che ci racconteranno la loro esperienza sul campo. Portiamo quindi un esempio tangibile di cosa vuol dire fare sistema con SNPA, quindi col Sistema Nazionale della Protezione Ambientale, e come mettere in connessione le competenze e le eccellenze che ogni ente possiede, con l'obiettivo di lavorare insieme per la tutela dell'ambiente, tutto nello spirito della legge 132 del 2016. Veniamo alla giornata di oggi. Il primo intervento riguarderà l'atmosfera, suddivisa in aria e clima, e tratterà gli aspetti normativi, focalizzando l'attenzione sui dati necessari per il corretto utilizzo dei modelli di dispersione e trasformazione degli inquinanti. Si parlerà anche di interventi di mitigazione e piani di monitoraggio. Vi ricordo che il tema mitigazione dei cambiamenti climatici verrà trattato nel dettaglio nel webinar del 19 di marzo. A seguire, l'intervento sul suolo avrà carattere generale e sarà affrontato inizialmente da ISPRA e poi i colleghi delle ARPA affronteranno con esempi pratici il monitoraggio anteopera, in corso d'opera e postopera di alcuni cantieri, TAP Brescia-Verona e di altri seguiti nel passato. Le agenzie metteranno in evidenza il patrimonio informativo sui suoli che risiede presso gli enti regionali. Do ora la parola alla collega Anna Caccioni, responsabile della sezione VIA di ISPRA, che introdurrà brevemente la proposta di norme tecniche, a cui seguiranno poi gli interventi dei colleghi di ISPRA e ARPA relativamente ai temi della giornata. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Salve a tutti. Iniziamo questo webinar richiamando appunto il contesto normativo nel quale ci troviamo. Come abbiamo ripetuto anche nei webinar precedenti, il decreto legislativo 104 2017 ha abrogato le norme tecniche contenute nel DPCM del 1988. Quindi siamo in un momento in cui abbiamo un'assenza di normativa tecnica. E dei principali riferimenti sono quelli contenuti all'interno dell'articolo 22, appunto, che rega lo studio di impatto ambientale, e nell'allegato 7, che definisce i contenuti dello studio di impatto ambientale stesso. Inoltre, sono disponibili le linee guida della Comunità Europea. In questo contesto abbiamo provveduto alla elaborazione della presente linea guida, che vuole essere uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientali per tutte le opere riportate negli allegati 1, 2 e 3 della parte seconda del decreto 152/06. Le indicazioni contenute in questo documento hanno la finalità di integrare quanto previsto, come dicevo, nell'articolo 22 e nell'allegato 7,
hanno lo scopo di definire delle indicazioni quanto più possibili pratiche, chiare e possibilmente esaustive. Quindi sono una integrazione a quanto già contenuto negli elementi normativi richiamati. Passo adesso la parola alla collega Caterina Danna e nella struttura del documento che abbiamo proposto, abbiamo suddiviso la trattazione delle argomentazioni dei contenuti dello studio ambientale in una parte, diciamo, generale di flusso di quello che deve essere la compilazione dello studio di impatto ambientale, e poi abbiamo fornito due allegati. L'allegato 1 è quello che contiene la trattazione di tutte le componenti e i fattori ambientali. E l'allegato 2 invece riporta degli approfondimenti su tematiche specifiche. Partiamo adesso con quella che è la componente, appunto, atmosfera declinata nell'aria e nel clima, così come la collega adesso ci spiegherà. Passo la parola a Caterina Danna. Salve a tutti. Allora, la componente atmosfera nel DPCM dell'88 era definita come qualità dell'aria e caratterizzazione medioclimatica. Nelle norme tecniche, la componente atmosfera, fattore ambientale atmosfera, è risultato necessario scomporre appunto il fattore ambientale atmosfera in due componenti, aria e clima. Allora, aria è definita come lo stato dell'aria atmosferica soggetta all'emissione da una sorgente, fonte, dal trasporto alla diluizione e quindi alla immissione e ricaduta degli inquinanti di qualsiasi natura. Il clima è definito come l'insieme delle condizioni climatiche dell'aria in esame che esercita un'influenza sui fenomeni dell'inquinamento atmosferico. La normativa di settore è il 155 del 2010, che è stato recepito in Italia con la direttiva 2008-50 CE, e di seguito si riportano i principali inquinanti normati dal decreto legislativo 155 del 2010 e definiti come valori limiti per la concentrazione nell'aria di biossido di zolfo, di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e PM10. Poi le soglie di informazione e le soglie quindi di attenzione, i valori limiti obiettivi a lungo termine per l'ozono, valore limite per il PM2,5 e obiettivo di concentrazione per l'arsenico, il cadmio, nickel, benzoapidene e IPA. Allora, l'importante in uno studio di impatto ambientale, quindi in uno studio, riportare l'analisi dello stato dell'ambiente, che per la componente atmosfera tale analisi dovrà essere esaminata, trattata, riportando una caratterizzazione meteoclimatica dell'area di studio. Attraverso l'analisi della caratterizzazione climatica e meteodiffusiva dell'area oggetto di studio, e riportando così anche le condizioni medie ed estreme, e quindi tutti quei dati che sono importanti per l'utilizzo dei modelli di dispersione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Caratterizzare l'aria dal punto di vista emissivo e caratterizzare l'aria di studio dal punto di vista della qualità dell'aria di deposizione e accumulo degli inquinanti. Allora, per quanto riguarda la caratterizzazione climatica, medioclimatica dell'area di studio, le informazioni possono essere quindi reperite dai piani di tutela della qualità dell'aria, dai piani di azione locale, dalle stazioni, quindi dai dati misurati delle stazioni di misura ricadenti nell'area oggetto di studio, da dati di misura puntuali di variabili meteoclimatiche sia in superficie che ai profili verticali. Dai dati quindi, e quindi dati meteorologici da riportare, i convenzionali, i dati meteorologici convenzionali da portare a uno studio di impatto ambientale sono temperatura, precipitazione, umidità relativa, copertura nuvolosa, radiazione solare, velocità e direzione di provenienza del vento, turbolenza dello strato limite atmosferico.
e all'impiego di opportuni indici di qualità climatica, quali ad esempio stabilità atmosferica e inversione termica. Di seguito riporto una serie di definizioni quindi di, e quindi per dare, appunto, dare importanza a questi dati e quindi il perché questi dati sono importanti in uno studio di impatto ambientale. Infatti, la direzione del vento permette di stabilire appunto i settori più probabili lungo i quali vengono trasportate le sostanze inquinanti. La velocità del vento controlla il processo di diluizione degli inquinanti e la distribuzione del valore medio della direzione del vento e direzione e velocità del vento vengono rappresentate con le rose dei venti. E la stabilità atmosferica è un indicatore della turbolenza atmosferica alla quale si devono i mescolamenti dell'aria e quindi il processo di diluizione degli inquinanti. Le classi di stabilità danno quelle informazioni legate alla turbolenza nell'aria e quindi agli effetti di risalita e dispersione degli inquinanti. Le classi di stabilità comunemente utilizzate sono quelle di Pasquill, che tengono conto sia della velocità del vento che della radiazione solare. Allora, quando ci ritroviamo in condizioni di instabilità atmosferica, la turbolenza termica è notevole e quindi l'inquinante è soggetto ad una rapida diffusione. Le condizioni di atmosfera instabile abbinate a condizioni di vento forte sono le situazioni più favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Quando ci ritroviamo in condizioni di neutralità, il pennacchio inquinante sale con una legge logaritma e si diffonde con un profilo conico. La stabilità atmosferica è la turbolenza termica e, minima ed i fenomeni di trasporto prevalgono su quelli diffusivi. In queste condizioni, in queste situazioni, in condizioni di vento debole, fornisce la situazione più critica alla dispersione verticale degli inquinanti. Un altro fenomeno molto importante da riportare in uno studio è la presenza di inversione termica dai dati meteoclimatici, in quanto praticamente il fenomeno consiste in un aumento della temperatura dell'atmosfera all'aumentare della quota. Quindi quando ci troviamo in situazione di inversione in quota, l'aria vicino, quindi che cosa succede? Succede che l'aria vicino al terreno è più fredda rispetto alla quota e quindi gli inquinanti restano intrappolati in quanto si forma una sorta di cappa. E invece il fenomeno di inversione al suolo e gli inquinanti tendono a risalire e ciò rende una condizione favorevole alla dispersione degli inquinanti e quindi favorevole ai ricettori che si ritrovano al di sotto del pennacchio. Per quanto riguarda la caratterizzazione del quadro emissivo, è importante riportare in uno studio di impatto ambientale le principali fonti di emissione che si ritrovano nell'area di studio, ad esempio localizzazione e caratterizzazione delle fonti. Il quadro emissivo sia degli inquinanti che dei gas ad effetto serra, informazioni che si reperiscono dagli inventari di emissione, sia a livello locale, regionale e nazionale, oppure di altre eventuali informazioni riportate nei rapporti dello stato dell'ambiente, oppure se necessario integrare tale informazione con specifiche indagini ad hoc. È importante inoltre riportare gli obiettivi di riduzione delle emissioni, che sono definite sia a livello locale, regionale che nazionale. Allora, la trattazione delle emissioni dei gas serra è un argomento che verrà approfondito nel prossimo webinar del 6, numero 6 del 19 marzo del prossimo. Allora, per quanto riguarda la caratterizzazione della qualità dell'aria, le informazioni che devono essere riportate in uno studio di impatto ambientale possono essere reperite dai piani di tutela della qualità dell'aria, dalle stazioni di misura ricadenti nell'area oggetto di studio, dai dati di concentrazione integrati da eventuali altre campagne di misura effettuate nell'area oppure attraverso un'analisi modellistica. E ogni altro, quindi, informazione reperibile, ad esempio, dai rapporti dello stato dell'ambiente, e queste informazioni devono essere sempre riferite a delle analisi statistiche riferite all'ultimo anno di dati disponibili. Qualora non si disponga di dati rappresentativi dell'area oggetto di studio, è importante caratterizzare lo stato attuale attraverso delle indagini ad hoc. Le indagini ad hoc in loco possono essere effettuate ossia attraverso delle postazioni di misura fisse che mezzi mobili, oppure utilizzare degli opportuni modelli di calcolo. Allora, in uno studio di impatto ambientale, l'analisi della compatibilità dell'opera dovrà essere esaminata
riportando nello stesso la stima degli impatti in fase di costruzione, stima e valutazione quindi delle ricadute al suolo delle polveri dovute ai cantieri e degli inquinanti dovuti al traffico indotto dai mezzi pesanti, e stima degli impatti in fase di esercizio, ovvero stima e valutazione delle concentrazioni in aria e quindi delle ricadute al suolo ai principali ricettori presenti nell'area di studio. Per la stima delle emissioni, per la stima degli impatti in fase di cantiere, nello studio dovranno essere riportate tutte le informazioni che riguardano l'uso dei modelli e quindi tutte le, tutte quelle informazioni per poter dare poi al valutatore la possibilità di verificare il corretto utilizzo del modello. E i dati meteo diffusivi ed emissioni inquinanti e tutti gli altri dati in input al modello, quindi di dispersione, e per ogni cantiere riportare i flussi di traffico, il numero dei veicoli e quindi il numero quindi di mezzi che transitano lungo le vie, quindi la viabilità percorsa, e utilizzati in input al modello, quali ad esempio i flussi veicolari, il traffico medio giornaliero e i fattori emissione. E la metodologia di stima delle emissioni, sia per gli inquinanti che per i gas ad effetto serra. Stima e valutazione delle ricadute al suolo, delle polveri dovute ai cantieri e degli inquinanti dovuti al traffico indotto dai mezzi pesanti. Mezzi pesanti che vanno da verso e dai cantieri, con particolare riferimento ai ricettori sensibili presenti nell'area, avvalendosi anche di opportune indagini preliminari da effettuare in loco, e alle misure di mitigazione degli impatti. La stima degli impatti in fase di esercizio da riportare a uno studio di impatto ambientale va esaminata attraverso il reperimento e l'analisi delle informazioni che riguardano la selezione e l'utilizzo dei modelli di dispersione, considerando anche delle situazioni particolari quali emissione d'origine e motivando la scelta di questo modello in funzione della normativa di settore attualmente e quindi dell'inquinante che poi verrà simulato e quindi considerato. Importante sono i dati meteo diffusivi e le emissioni inquinanti in input al modello ed evidenziare eventuali situazioni di criticità legate ad esempio a all'orografia complessa dell'area di studio, a situazioni critiche quali le calme di vento, che sono tutte condizioni che danno la possibilità appunto al valutatore di verificare il corretto utilizzo del modello. Per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è importante in uno studio riportare lo studio i dati contenuti nello studio del traffico, i flussi di traffico utilizzati in input, i fattori di emissione come dati di input al modello. Infine, tutti questi dati servono appunto per fare la valutazione, la stima delle ricadute degli inquinanti al suolo ed individuare in questo modo quali sono i ricettori più sensibili presenti nell'area di studio. Per i metanodotti è importante riportare anche le emissioni fuggitive presenti in fase di esercizio e per quanto riguarda le sorgenti puntuali, le emissioni puntuali, è importante riportare i dati di progetto dei singoli camini, la stima e la valutazione delle concentrazioni ricadute al suolo sui principali ricettori sensibili, stima dei contributi all'inquinamento atmosferico locale da microinquinanti quali metalli pesanti, composti organici volatili, in particolare quando si tratta di tipologie specifiche quali inceneritori di rifiuti, oppure la stima e i contributi all'inquinamento atmosferico dovuti ai microinquinanti considerati dalla norma di settore. Per tipologie particolari considerare anche la valutazione dei rischi legati all'emissione di vapore acqueo oppure e inoltre riportare la stima dei contributi dell'emissione dei gas serra. Importante riportare alla fine di tutte le stime effettuate una differenza, la differenza di concentrazione dei scenari, sia dei scenari emissivi,
considerati sia nella fase di progetto che rispetto allo stato ante operam. In relazione alla specificità poi di tipologie d'opere, importante riportare anche la stima degli impatti dovuti agli odori, la stima degli impatti dovuti alla produzione di aerosol pericolosi, oppure la valutazione del rischio di incidenti rilevanti legati alla fuoriuscita di sostanze pericolose. Infine, è importante riportare la compatibilità delle opere in progetto con i piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria. Per la stima degli impatti, allora abbiamo detto che si ricorre all'utilizzo di modelli di dispersione e trasformazione degli inquinanti in atmosfera. Nello studio di impatto ambientale dovrà essere specificato quale modello è stato utilizzato e come è stato utilizzato, fornire tutti quegli elementi, parametri di dati in input allo stesso e fornire in maniera esauriente tutte le informazioni che illustrano l'adeguatezza dell'applicazione del modello. La scelta del modello o dei modelli da applicare deve essere effettuata rispondendo a un insieme di elementi che consentono al valutatore di verificare il corretto utilizzo, quali ad esempio la scala spaziale e temporale, la complessità dell'area di studio, che tiene conto delle caratteristiche orografiche del territorio e delle condizioni meteo diffusive non omogenee, ad esempio presenza di calme di vento oppure di inversioni termiche. Tutte queste informazioni sono importanti per poter verificare il corretto utilizzo corretto utilizzo del modello e quindi per capire se effettivamente quel modello che è stato utilizzato è coerente con l'analisi l'analisi meteoclimatica dell'area di studio e in quanto esistono varie tipologie di modelli. Allora, ci sono dei modelli che vengono utilizzati su scala regionale, ad esempio modelli a fotochimici, e modelli che vengono utilizzati a scala locale e quindi che possono essere utilizzati negli studi di impatto ambientale. Il corretto utilizzo è legato appunto alle condizioni sia orografiche che meteoclimatiche, quindi meteo dell'area di studio. Infatti situazioni di omogenee, situazioni climatiche omogenee e orografia semplice è possibile e si utilizzano di solito modelli gaussiani. In condizioni invece orografiche complesse e in situazioni meteoclimatiche critiche e quindi tipo calme di vento e inversioni termiche si utilizzano dei modelli più sofisticati, quali ad esempio i modelli lagrangiani a PAF gaussiani. Il tutto è importante per evidenziare situazioni critiche. Situazioni critiche legate alla presenza di ricettori nell'area di studio. I ricettori individuati devono essere riportati all'interno del dominio di calcolo, quindi del dominio di calcolo utilizzato dal modello di dispersione che calcola i valori di concentrazione ai ricettori stessi. Il dominio di calcolo deve contenere tutte le sorgenti, i ricettori e le postazioni di misura, quali sia legati al dato meteo che alle qualità dell'aria, impiegati nello studio di impatto. I ricettori discreti presso i quali simulare andranno scelti considerando una serie di criteri, ad esempio ricettori quelli più potenzialmente impattati dall'opera. Tra i ricettori dovrebbe essere compresa l'abitazione oppure il locale più prossimo al progetto e nel piano di monitoraggio ambientale devono essere inclusi nell'elenco dei ricettori anche i punti ove presumibilmente verranno effettuate le misure previste dal piano, al fine di poter valutare i risultati in modo corretto. Per quanto riguarda le misure di mitigazione da riportare nello studio di impatto ambientale, le misure devono essere, e quindi gli interventi di mitigazione devono essere riportati sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio. Per la fase di cantiere, quindi tutte le misure di mitigazione che si prevedono di adottare per la riduzione delle emissioni e per ogni cantiere. Lo stesso vale anche per la fase di esercizio, tutte le misure da adottare a fini della riduzione delle emissioni in atmosfera e quindi minimizzare gli impatti sui ricettori, in particolare quelli più sensibili. Allora, di seguito riporta una serie di informazioni legate al progetto di monitoraggio ambientale.
si fa riferimento alle linee guida, linee guida per la predisposizione del monitoraggio ambientale delle opere soggette a VIA. Di seguito ho riportato il link e nel documento si prevede uno specifico capitolo uno strumento importante in quanto consente ai soggetti responsabili, quale ad esempio sia il proponente che le autorità competenti, di individuare i segnali necessari per attivare preventivamente e tempestivamente le eventuali azioni correttive. Allora, le attività da programmare in modo adeguato nel PMA per la componente atmosfera riguardano il monitoraggio anteoperam, valutare poi la possibilità di avvalersi di adeguate reti di monitoraggio esistenti nell'area oggetto di studio senza evitando così duplicazioni, verificare le previsioni degli impatti ambientali attraverso il monitoraggio in corso d'operam e post-operam, e verificare l'efficacia delle misure di mitigazione previste nello studio di impatto ambientale ed individuare eventuali impatti ambientali non previsti, in modo da programmare subito le opportune misure correttive per la risoluzione. Il piano di monitoraggio ambientale deve contenere l'elenco e la descrizione degli interventi di mitigazione che si prevedono di adottare per ogni cantiere e l'elenco delle azioni correttive che il proponente intende adottare per limitare gli impatti in corso d'opera. Importante è la localizzazione dei principali punti di monitoraggio nelle diverse fasi, anteoperam, corso d'opera e post-opera. I principali criteri di localizzazione dei punti di monitoraggio sono legati alla presenza di ricettori sensibili, a punti di massima rappresentatività territoriale e a punti di massima ricadute degli inquinanti riportati nelle analisi modellistiche dello studio di impatto ambientale. Caratteristiche microclimatiche dell'area di indagine, dalla presenza di altre stazioni di monitoraggio, dalla morfologia dell'area di indagine e possibilità di individuare e discriminare eventuali altre fonti emissive presenti, poi dalle caratteristiche geometriche ed emissive delle sorgenti. Di seguito vi riporto i principali inquinanti presenti all'emissione. Dalla tabellina ne risultano parecchi, insomma, però dal confronto con i valori del limite di legge, quindi dal confronto con i valori limite riportati dal 155 del 2010, emerge nella tabellina emerge la tipologia di inquinanti da monitorare. Ovviamente per le specificità delle aree di lavorazione, quindi dei cantieri, come ad esempio nel caso in cui un cantiere presenta un impianto di bitume, in questa situazione occorre anche prevedere la speciazione delle polveri per la determinazione delle concentrazioni di IPA con particolare riferimento al benzopirene. Grazie per l'attenzione. E do di seguito la parola al collega. Allora, mentre appunto i colleghi caricano la prossima presentazione, vi do alcune indicazioni tecniche. Praticamente, per quanto riguarda le domande, queste saranno trattate come nelle altre volte alla fine. Qualora non sarà possibile rispondere a tutte, le stesse saranno pubblicate sul sito dell'evento, sul sito Ispra, e potete fare riferimento al sito per vedere appunto le risposte. Stiamo provvedendo appunto a pubblicare anche quelle dei precedenti incontri. Adesso continuiamo la trattazione degli componenti ambientali con la trattazione degli aspetti relativi alla componente suolo, componente che abbiamo voluto nella declinazione delle componenti ambientali che abbiamo fatto trattare in un modo diciamo a parte per la rilevanza che questi aspetti stanno avendo all'interno appunto della trattazione delle componenti ambientali.
anche alla luce di quelle che sono le indicazioni che provengono dalla comunità europea. Per quanto riguarda questo aspetto ambientale, lo stesso sarà trattato dal collega Marco Di Liginio, che è appunto un collega di ISPRA, e successivamente al suo intervento avremo poi gli interventi dei colleghi dell'APA Veneto e dell'APA Lombardia, rispettivamente del collega Andrea Della Rosa, Leonardo Basso per quanto riguarda appunto l'APA Veneto, e della collega Erika De Finis, che esporrà appunto la relazione a cui ha redatta insieme al collega Andrea Monti. E passo la parola a Marco Di Liginio. Si salve, buongiorno a tutti. Vi parlerò, farò una relazione introduttiva su questa componente che solo negli ultimi anni ha avuto il ruolo che merita, questo perché molte volte anche negli studi di impatto ambientale è una componente che è stata spesso associata presente in altri capitoli, soprattutto quelli che fanno riferimento magari al substrato geologico o le acque sotterranee. E questo perché c'è una normativa più o meno assente in Italia. Basti pensare che la 183, la legge quadro per la difesa del suolo, il suolo veniva definito come il territorio, il suolo, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali. Chiaramente lasciando la possibilità di interpretazioni diversificate. Con il decreto del numero 46 del 2014 è stato finalmente dato una definizione di suolo che è abbastanza in linea con quella che viene considerata dai diversi stati membri anche a livello europeo nella vecchia proposta di strategia tematica di una quindicina d'anni fa. Il suolo viene qui definito come lo strato più superficiale della crosta terrestre, situato tra il substrato roccioso e la superficie, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Al suolo oramai vengono riconosciute una serie di funzioni fondamentali per il benessere umano, come la produzione di biomassa e di cibo, la fornitura di materie prime, chiaramente è sede delle attività umane, probabilmente la funzione più riconosciuta al suolo, ma è anche archivio storico-archeologico e soprattutto poi un importantissimo deposito di carbonio negli equilibri ambientali. Il suolo è tra le varie, a livello terrestre, è dove vengono stoccate più quantità di carbonio rispetto all'acqua e all'aria, e quindi è fondamentale in prospettiva di cambiamenti climatici. E infine è un'importante riserva genica, perché nel suolo sono ospitate oltre un quarto di tutte le specie viventi sulla Terra. Oltre alle funzioni, il suolo esplica una serie di funzioni ecosistemiche, e qui sono rappresentate, diciamo, secondo lo schema del Millennium Ecosystem Assessment, quindi con le categorie di supporto, approvvigionamento, regolazione culturale, in cui si vedono il contributo che il suolo dà con le sue funzioni e a livello di necessità umane. Dicevo della normativa, non esiste quindi una direttiva quadro di riferimento come per l'aria, per l'acqua, ma sicuramente a livello europeo c'è una crescente consapevolezza dell'importanza di questa risorsa. Nel settimo programma d'azione ambientale, ma anche in quello precedente, nel sesto, il suolo ha assunto comunque un'importanza, rientra tra gli obiettivi prioritari di sostenibilità ambientale. Sicuramente sono programmi d'azione, quindi a livello di vincoli non c'è ancora nulla. È in fase di discussione una consultazione per una nuova strategia tematica sul suolo che è stata annunciata nella strategia per la biodiversità 2030
E gli elementi che verranno considerati in questa nuova strategia sono appunto la protezione della fertilità del suolo, la riduzione dell'erosione, dell'impermeabilizzazione, l'aumento della materia organica, l'identificazione di siti contaminati e il ripristino dei suoli degradati. Questo è il link per scaricare il questionario dove chiunque, come ente o come cittadino, può dare un parere, può esprimere una propria opinione. A livello nazionale la legislazione relativa all'ambiente, alla difesa del suolo, all'agricoltura è stata sempre gestita dai ministeri competenti, quindi sostanzialmente dal Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Agricoltura. Chiaramente la questione si complica con la riforma del titolo quinto della Costituzione, in cui praticamente delle competenze vengono date in via esclusiva alle regioni, e tra queste c'è l'agricoltura. Quindi con il solo governo del territorio che rimane di competenza concorrente. E si complica ulteriormente la questione con la PAC, in particolare nel 2007 con la riforma Fischer, quando vengono introdotte una serie di norme agroambientali che di fatto rientrano quindi nella competenza regionale. Quindi si è creata una situazione estremamente complessa a livello di filiera legislativa europea, Stato e Regioni, e che oggi si traduce in un gap a livello nazionale soprattutto, perché comunque le Regioni sono i detentori dei dati pedologici e molte volte chiaramente agiscono con criteri anche metodologici differenti e che poco si interfacciano con il magari anche per esempio la rete Lucas, che è la rete di monitoraggio di suolo a livello europeo. Faccio una premessa per quanto riguarda le norme tecniche. Nelle norme tecniche il suolo che viene considerato è quello che è un non rifiuto, quindi non un sottoprodotto né un rifiuto. In questi due casi c'è una normativa a parte, la natura giuridica è completamente diversa. Si fa riferimento a una legislazione che fa appunto riferimento alle terre di rocce da scavo, che è una legislazione complessa e che viene continuamente aggiornata. Quindi quando si parla di suolo nelle norme tecniche si parla di suolo inteso come non rifiuto. Quello che dovrebbe essere fatto a livello nella fase ante operam, questo poi vi parleranno meglio i colleghi delle due agenzie, ma è una caratterizzazione dello stato iniziale del suolo attraverso una composizione fisico-chimica e biologica dei suoli, seguendo il più possibile delle metodiche ufficiali. Inoltre è particolarmente chiaramente importante la distribuzione dei suoli presenti. I suoli hanno una variabilità eccezionale sia da un punto di vista lungo la verticale ma anche arealmente. In questo chiaramente vengono in soccorso le numerose cartografie realizzate dalle diverse regioni. A livello regionale quasi tutte le regioni hanno un foglio al 250.000, era previsto da una misura 5 del programma interregionale agricoltura e qualità che fu finanziato dal MIPAF diversi anni fa, ogni regione ha realizzato il proprio foglio. A seguito di questo 250.000 in molti casi sono stati fatti degli approfondimenti regionali al 50.000, talvolta anche un dettaglio maggiore al 10.000, soprattutto nelle zone di pianura caratterizzate da una occupazionalità agricola elevata. In parallelo a queste carte dei suoli, quindi che rappresentano le tipologie dei suoli presenti, sono state poi fatte delle carte tematiche derivate, quindi per esempio della tessitura, del drenaggio, della permeabilità, dell'erosione, che possono chiaramente essere di aiuto anche a livello di pianificazione territoriale. In particolar modo c'è la carta della capacità d'uso dei suoli, che questo aiuta molto, può essere di ausilio per la pianificazione territoriale. I suoli sono raggruppati in 8 classi
in base alla loro capacità di sostenere produzioni e quindi ai loro agricole, foraggero, legname, quindi usi agrosilvopastorali, diciamo. E in questo è una classificazione in cui le prime due classi rappresentano quelli che hanno i suoli migliori, e le ultime classi, la settima e l'ottava, sono suoli che magari possono essere più destinati a verde urbano, a verde pubblico, a ricreativo e sportivo. Insieme poi alle carte dei suoli, chiaramente è importante definire l'uso del suolo, in questo diciamo sono disponibili delle carte di uso del suolo, soprattutto dal programma Copernicus, ad esempio la cartografia del Colin Lenkover, che viene utilizzata dalle varie regioni e viene anche approfondita il livello di dettaglio, l'unità minima mappabile di 25 ettari. In molti casi le regioni hanno fatto degli approfondimenti facendo ricorso anche ad ortofoto, ortofotagia ad esempio. Quindi per valutare la compatibilità dell'opera invece bisogna chiaramente prevedere le alterazioni delle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli e della loro componente biotica, quantificare il consumo di suolo e fare una stima della qualità dei suoli persi ed eventualmente anche la riduzione della vocazione agroalimentare. Anche i servizi, valutare i servizi ecosistemici persi e la eventuale perdita di stock di carbonio organico. A livello di misure di compensazione e di mitigazione, c'è questo, diciamo, questa pubblicazione fatta più o meno una decina di anni fa da ISPRA insieme a delle associazioni di pedologia e di paesaggio, in cui vengono date delle indicazioni su quelle che dovrebbero essere le diverse fasi e come il suolo deve essere trattato nelle diverse fasi, quindi anteopera, corso d'opera e post-opera. Chiaramente bisogna impedire o ridurre i fenomeni di degrado del suolo, mantenere l'invarianza idraulica e idrologica e impedire o ridurre i processi di frammentazione. Il suolo chiaramente in questo è un po' da un punto di vista fisico, è un unicum, quindi è difficile che possa essere rimosso senza subire un impatto. Chiaramente l'obiettivo è quello di mantenere il più possibile le sue proprietà e le sue capacità di fornire servizi ecosistemici. Quindi diciamo che l'organizzazione e lo stoccaggio, questo poi torneranno meglio i colleghi delle agenzie regionali, però deve essere pensato e deve essere studiato a tavolino prima di iniziare una fase di cantiere e pensare quindi magari anche a suddividere, a mantenere separati i vari orizzonti del suolo. E quindi diciamo quello che deve essere definito un solo obiettivo, cioè quello di rimettere a posto un suolo che possa in qualche modo raggiungere nel più breve tempo possibile un proprio equilibrio, quindi possa essere colonizzato dagli apparati radicali e da microorganismi e che quindi si instauri quell'equilibrio, rapporto di equilibrio tra parte solida, liquida e gassosa, che permette al suolo di avere una propria resilienza ai fenomeni degradativi e che mantenga quindi la capacità di svolgere le sue funzioni. Per definire questo solo obiettivo, le caratteristiche più importanti da considerare sono queste che vedete in elenco, chiaramente uno schema puramente indicativo, ma su questo, come ho detto, torneranno i colleghi delle agenzie a cui lascio la parola. Grazie, arrivederci. Dovrebbe collegarsi adesso all'ARPA Veneto il collega Andrea Dalla Rosa. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate. Allora, mi sentite? Sì? Si vede, bene. Allora,
Sono Andrea Della Rosa di ARPAV e insieme al mio collega Leonardo Basso e ai colleghi di ARPAV Lombardia cercheremo un po' di illustrare come la tematica suolo viene affrontata nell'ambito delle valutazioni, dei piani di monitoraggio delle grandi opere. Il suolo, come abbiamo visto, è una risorsa ambientale estremamente complessa. Abbiamo visto che la complessità si riflette anche nell'ambito normativo, ma derivando da numerosi fattori, la genesi della formazione del suolo, la variabilità che incide su questi fattori si riflette anche sulla variabilità e la complessità che poi si va a riscontrare nei suoli che effettivamente noi andiamo a rilevare. Insisto un attimo in questo aspetto perché spesso c'è una banalizzazione del suolo come tale da parte di chi come dire, non è abituato a trattare l'argomento, viene vista come una matrice probabilmente abbastanza omogenea e meno complessa di quello che è in realtà. Ma nella sua complessità sta anche tutta la necessità di una gestione attenta e accorta nell'ambito di questi interventi e di altri. Abbiamo già visto dalla presentazione precedente le funzioni che il suolo sostiene. Non vado a ripeterle, ma le aveva già ricordate Marco in precedenza. Più che le funzioni è importante capire che queste sono attive e positive soltanto a condizione, a determinate condizioni. Cioè le condizioni sono che si mantenga, che il suolo non venga artefatto in maniera così pesante da determinarne una loro distruzione, insomma. Quindi a condizione che il bilancio idrico e la porosità non vengano compromessi, che le piante mantengano e trovino sufficiente spazio per le radici, le piante e tutti gli organismi che ci vivono all'interno, che l'equilibrio tra i nutrienti, tra gli organismi che ci vivono sia mantenuto, che il tenore di inquinanti e di sostanze che l'uomo apporta o che vengono apportate al suolo non siano tali da essere intollerabili per gli organismi che ci vivono. In sintesi, a condizione che il suolo si mantenga vivo. Spesso il suolo è visto come unicamente come materiale, come un aspetto nei suoi aspetti fisici, ma invece è bene sempre tenere presente che il suolo è un sistema vivo e nella sua vita, nella vita anche di tutti gli organismi che ci vivono, delle interazioni che si attuano al suo interno, poi si esprimono le sue funzionalità. Quindi è importante, come già detto, arrivare a conoscerlo nel dettaglio il suolo. E quindi lo sforzo che è stato fatto da parte, anche in questo caso riporto l'esperienza di ARPAV, ma di altre agenzie o di altri enti regionali, nazionali, e riporto anche il caso di ERSAF per la Lombardia, è stato fatto negli anni uno studio per ampliare la conoscenza dei suoli. E lo sforzo che almeno ARPAV sta portando avanti è quello di arrivare a una cartografia completa regionale a livello di semidettaglio, la cartografia al 50.000 per intendersi, che è un livello conoscitivo di base per poter essere utilizzato a livello di pianificazione e di valutazione, almeno a livello iniziale. Infatti, se noi nell'ambito di un intervento come quello di una grande opera andiamo a pensare al suo stato iniziale già in una fase di progettazione e quindi vogliamo valutare il possibile impatto, le possibili alternative, abbiamo questi strumenti per cominciare a pensare quale potrebbe essere l'impatto e quindi la perdita che noi possiamo generare con il fatto che andiamo a eliminare una risorsa in maniera irreversibile. Le cartografie di base al 50.000 che sono disponibili di solito anche attraverso i geoportali, il geoportale della regione Veneto e della regione Lombardia li mettono a disposizione direttamente, derivano altre cartografie di dettaglio di cui ha già parlato Marco, ma comunque cito in maniera veloce, che sono appunto indispensabili per tutti quegli ambiti di valutazioni preliminari
e di pianificazione. Questo dettaglio però non è sufficiente per poi affrontare lo studio nel più specifico dell'impatto di un'opera, e in questo caso quello che può essere ad esempio l'impatto di un cantiere, di una grande opera posizionato temporaneamente lungo, in questo caso stiamo pensando lungo una direttrice di un'infrastruttura ferroviaria o autostradale o altro, che prevede un'occupazione temporanea oltre all'esportazione totale che avviene lungo l'asse dell'opera, ma anche delle occupazioni temporanee nell'ambito delle lavorazioni che vengono eseguite. L'esempio che riporto qui non si riferisce a uno studio specifico effettuato su nell'ambito di una grande opera, ma di uno studio a livello aziendale, che è il livello di scala, diciamo, che deve essere affrontato anche nell'ambito di una grande opera, che mette in evidenza come la variabilità che si riscontra a livello aziendale, a questo livello di dettaglio, può essere estremamente importante e può essere e quindi la caratterizzazione che deve essere fatta del suolo deve tener conto di questa variabilità, e per questo anche il numero, la numerosità campionaria che è necessaria per caratterizzare da un punto di vista analitico, ma anche qualitativo e funzionale, quindi da un punto di vista pedologico, lo sforzo deve essere importante per arrivare a definire nel dettaglio, più possibile chiaramente, con un'analisi dei costi e benefici chiaramente in base alle risorse che si ha a disposizione, ma spingersi il più possibile ad analizzare la complessità della distribuzione dei suoli nello spazio. E da questa caratterizzazione deriva poi un necessario sforzo ulteriore di sintesi, perché quando andiamo a intaccare la risorsa suolo, necessariamente non abbiamo la possibilità di ricostituire quella variabilità iniziale in maniera, cioè nella maniera perfetta, e quindi dobbiamo porci come obiettivo quello di cercare di tutelare il più possibile le funzionalità che il suolo sosteneva prima della costruzione dell'opera. Per far questo, a partire dalla caratterizzazione pedologica che deve mettere in evidenza la stratificazione, le caratteristiche chimico-fisiche dei suoli attraverso il campionamento effettuato sempre per livelli funzionali, pedologici, ma da questa definizione, da questo primo approccio conoscitivo, bisogna individuare poi quello che può essere uno schema di quello che viene chiamato il suolo obiettivo, che può essere uno o più di uno all'interno di un singolo cantiere, e che schematizza e semplifica il suolo che vogliamo ripristinare al termine dell'attività impattante. E questa caratterizzazione viene fatta sempre per strati, visto che il suolo necessariamente si sviluppa a strati, e ciascuno strato in qualche maniera porta con sé, cioè attua delle funzioni specifiche. Lo strato superficiale, le funzioni prevalentemente di nutrizione, uno strato intermedio che può essere uno o più di uno, che ha una funzione invece secondaria di serbatoio idrico o di drenaggio e di ancoraggio per le piante o per le infrastrutture che sussistono sul suolo. Quindi lo sforzo che viene fatto, che deve essere fatto poi, è quello di andare a caratterizzare questo suolo obiettivo per strati funzionali all'interno del quale e ciascuno strato deve essere caratterizzato e definito con un range di variabilità delle varie caratteristiche che noi ci siamo andati a rilevare.
In questa tabella viene riportato un esempio di un suolo che è stato suddiviso, di un suolo obiettivo che è stato suddiviso secondo due strati, uno strato superficiale e uno strato superficiale, in cui dalle variabilità, dalle caratteristiche che avevamo determinato nei suoli reali campionati fisicamente, vengono estrapolate queste caratteristiche in termini di range di variabilità per ciascuna variabile, per ciascuna, per la tessitura, per il carbonio organico, questo per orizzonti, mentre altre caratteristiche devono essere definite per l'intero spessore del suolo, soprattutto gli aspetti idrologici, il drenaggio, la permeabilità, ma la profondità di esplorazione. Questo per mantenere l'attenzione sul fatto che per garantire la funzionalità del sistema suolo, tutte le sue componenti, tutte le sue parti, anche nello sviluppo verticale, devono funzionare bene, perché se viene interrotta la funzionalità di una di queste, ne risente l'intero sistema. Quindi, anche successivamente alla definizione di questi suoli obiettivi, lo scavo e la gestione dei materiali deve esprimere questa suddivisione, quindi mantenendo separate le varie componenti che sono state individuate, è necessario che questa separazione venga mantenuta e venga gestita nell'arco del tempo in cui l'impatto è presente, e quindi che questi materiale, mi dispiace sempre chiamarlo come materiale perché sembra di perdere la valenza dell'organismo suolo vivente, come dire, ma questi materiali devono essere custoditi per poi essere pronti alla ricomposizione finale, che è un altro passo delicato, perché anche in quella fase dovremo porre molta attenzione a ricomporre in maniera adeguata il suolo. Non dico di ricreare una stratificazione perfetta, ma insomma l'attenzione comunque, questa immagine vuole rappresentare la cura che si deve mettere anche nella fase di ricomposizione, per evitare invece una situazione molto più complessa, insomma, in cui abbiamo improvvisamente perso tutto lo sforzo che abbiamo fatto inizialmente di gestione e di attenzione a valorizzare le funzionalità degli vari strati che compongono il suolo. E dobbiamo anche porre attenzione alla gestione successiva che è necessaria per rianimare questo organismo suolo, per ridargli vita e ridargli una funzionalità. Io ho finito, passo la parola al mio collega Leonardo Basso, che entrerà invece più nel dettaglio di come avviene una gestione del monitoraggio dei suoli in una grande opera. Ok, pronto, mi sentite? Si vede la presentazione? Sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Sono Leonardo Basso e, come anticipato dal mio collega Andrea, io tratterò nella mia relazione la parte un po' più specifica rispetto all'alta velocità Brescia-Verona e per il monitoraggio ambientale della componente suolo. Allora, inizialmente volevamo introdurre un po' dal punto di vista geografico la distribuzione della tratta dell'alta velocità Brescia-Verona, in questo caso è un'estrapolazione del solo territorio veneto, nel quale viene evidenziata con il colore giallo la tratta di realizzazione dell'alta velocità stessa. Per la TAV, quindi per l'alta velocità Brescia-Verona, è previsto un monitoraggio non lungo la tratta di realizzazione della massicciata, per cui non è previsto un ripristino e una riconsegna ai proprietari alla fine dell'opera, ma è previsto il solo monitoraggio della componente suolo per le aree di deposito intermedio evidenziate in azzurro nelle immagini sottostanti e per le aree di cantiere logistico e di armamento evidenziate in verde. Questo perché queste aree sono le aree che verranno occupate, diciamo, temporaneamente durante la realizzazione dell'opera, ma una volta completata la realizzazione dell'opera stessa, verranno ripristinate e riconsegnate ai proprietari.
Vediamo ora un esempio in dettaglio di un cantiere logistico, in questo caso il cantiere logistico di Sona, in cui è impostato un cantiere di betonaggio, e un esempio di un'area di deposito intermedio, la quale ha la finalità di stoccare il materiale scavato durante le opere di realizzazione della TAV. Una differenza principale tra il monitoraggio dell'alta velocità Brescia-Verona rispetto ad altri monitoraggi di opere lineari che sembra simile è quello che, come detto precedentemente, l'alta velocità prevede il monitoraggio delle aree di deposito e delle aree cantiere e nessun monitoraggio della componente suolo lungo la tratta. Un'altra opera lineare, come ad esempio la realizzazione di un metanodotto in cui sono riportate le foto in questa slide, prevede lo scavo iniziale della tratta in cui posizionare le condutture e con il deposito del materiale ai lati dello scavo stesso e una sua successiva ricopertura una volta posizionata la conduttura. Quindi in questo caso il monitoraggio non avverrà nelle aree adiacenti, ma la componente suolo verrà monitorata lungo tutta la tratta di realizzazione del metanodotto stesso, perché in questo caso è prevista la riconsegna dei terreni su cui verranno effettuati gli scavi. Entrando in maggior dettaglio sulla componente suolo e quindi il monitoraggio dell'alta velocità Brescia-Verona, andrò a descrivere le procedure che sono previste dal PMA, quindi dal piano di monitoraggio ambientale, per quest'opera, distinguendole nelle tre fasi, ossia anteopera, corso d'opera e postopera. La fase di monitoraggio anteopera prevede la realizzazione di due tipologie di indagini per la definizione di parametri della qualità del suolo prima della realizzazione dei lavori, e queste sono la realizzazione di trivellate, come mostrato in questa immagine, che sono scavi di profondità di circa un metro e con profili pedologici di cui parlerò successivamente. Le trivellate sono anche denominate GR1, secondo il PMA dell'alta velocità Brescia-Verona, e sono quei punti indicati nella planimetria di destra con il colore giallo. Infatti è stata definita nel PMA un criterio per cui distribuire e definire il numero di punti da campionare in base alla superficie dell'area da monitorare. In questo caso si riporta l'esempio delle aree inferiori a un ettaro di superficie, per le quali è previsto un numero di punti variabile da 2 a 4, e le aree con superficie maggiore o uguale a un ettaro, per cui è previsto la realizzazione di due punti GR1, ossia due trivellate, per ogni ettaro di superficie. I prelievi che vengono effettuati tramite la metodologia GR1, ossia tramite la realizzazione delle trivellate, sono il prelievo di un campione superficiale, indicativamente i primi 40 cm di suolo vengono indagati con questo prelievo, e il prelievo di un campione profondo, solitamente attorno ai 70-100 cm dal piano campagna. La caratterizzazione di questi campioni così prelevati viene fatta secondo il panel analitico del PMA, che vedremo successivamente. La seconda metodica, come detto prima, riguarda i profili pedologici. Questi sono di maggiore interesse dal punto di vista pedologico e quindi di maggiore importanza per la definizione del suolo obiettivo, come definito precedentemente dai colleghi. Consistono praticamente nella realizzazione, come si vede nell'immagine a destra, di uno scavo tramite scavatore ad una profondità di 1,5-2 metri per la descrizione dei vari orizzonti e le varie caratteristiche pedologiche. Anche in questo caso vediamo la stessa planimetria vista prima, nella quale in questo caso la metodica GR2, ossia i profili pedologici, sono indicati con il colore verde e la distribuzione areale è definita costituendo almeno un profilo pedologico per aree inferiori all'ettaro di superficie, mentre per le aree con superficie maggiore o uguale all'ettaro si prevede la realizzazione di un profilo ogni 5 trivellate, come definito precedentemente. I campioni prelevati, secondo la metodica GR2, consistono sempre, quindi sia per la tratta veneta che per la tratta lombarda, col prelievo di un campione superficiale rappresentativo del primo orizzonte e il prelievo di un campione profondo rappresentativo dell'ultimo orizzonte definito in profilo, quindi durante la descrizione pedologica. Per la sola tratta veneta è prevista il campionamento e la caratterizzazione di tutti gli ulteriori orizzonti che sono stati individuati tramite la descrizione pedologica del profilo. Questo però avviene con due set analitici differenti, ossia nel campione superficiale e nel campione profondo, prelevati sia per la parte veneta che per la parte lombarda, è previsto un set completo, quindi con la componente sia chimico-fisica che agronomica pedologica, mentre i restanti orizzonti campionati solamente per la parte veneta prevedono la realizzazione delle sole analisi agronomico-pedologiche.
Qui, come detto prima, vi riporto il panel analitico previsto dal PMA, con la descrizione appunto dei parametri pedologici e agronomici e i parametri chimico-fisici. In base all'indagine, come visto prima, GR1 o GR2, vanno definiti i parametri da indagare. Una volta realizzato l'anteoprama e quindi caratterizzate tutte quante le aree cantiere e le aree di deposito, si procederà con lo scoticamento, ossia lo scavo della parte superiore delle aree cantiere e delle aree di deposito e l'accumulo di questo materiale vegetale nel perimetro delle stesse. Nell'immagine a destra in alto potete vedere evidenziate in rosso le 4 dune perimetrali costituite col materiale vegetale scavato all'interno dell'area stessa. Queste sono l'oggetto effettivo del monitoraggio corso d'opera, in quanto indagare la superficie dell'area stessa non avrebbe più senso poiché il materiale è stato asportato e quindi la verifica si concentra sul mantenimento delle qualità agronomico-pedologiche delle dune accantonate. E in basso si può vedere un esempio di una campagna realizzata a gennaio in campo effettivamente appunto svolta per la TAV Brescia-Verona. Questo monitoraggio di corso d'opera prevede due tipologie di monitoraggi distinti, ossia un monitoraggio con prelievo di campioni per la definizione dello stato chimico-fisico-agronomico dei suoli accantonati e un monitoraggio visivo per il quale non è previsto nessun campionamento e l'utilità di questo però è la verifica continua delle condizioni e della corretta gestione dei suoli accantonati. Il campionamento, quindi la prima metodica di monitoraggio descritta, prevede il prelievo di due campioni per ogni duna, ossia un campione composito di tipo superficiale per la descrizione e la definizione di eventuali impatti dovuti alle lavorazioni avvenute nel cantiere e il prelievo di un campione sottosuperficiale per la descrizione del nucleo e la caratterizzazione del nucleo della duna per verificare il mantenimento o la perdita di alcune caratteristiche pedologico-agronomiche. I campioni per una duna standard, come ad esempio una duna con volumetrie inferiori ai 5.000 metri cubi, prevede il prelievo presso 5 punti lungo la duna stessa per la composizione di quei campioni compositi di cui parlavamo prima. Quindi per ogni punto viene prelevato un campione superficiale e un campione profondo, i quali vengono poi utilizzati per la costituzione dei campioni compositi totali. I campioni prelevati, secondo la metodica 1, vengono analizzati secondo il panel analitico utilizzato in metodica GR1 e GR2, quello visto precedentemente nella slide, con i parametri chimico-fisici e agronomico-pedologici. Infine, una volta completate le lavorazioni di costituzione della TAV, le aree cantiere e le aree di deposito concludono, diciamo, la loro fase di utilizzo e quindi si prevede una fase di post-operam per la definizione del corretto ripristino delle aree stesse. Queste analisi vengono svolte negli stessi punti in cui era stato fatto il monitoraggio di anteoperam per verificare che le condizioni iniziali siano perlomeno rispettate nella fase di costituzione e di ripristino ambientale dei cantieri. Il monitoraggio di post-operam si sviluppa in due fasi. Una prima fase, che è definita appunto PO1, la quale avviene dopo lo smantellamento del cantiere, ma prima del ripristino pedologico, nella quale è previsto il solo campionamento tramite trivellate della parte sottostante del suolo per verificare eventuali impatti che potrebbero essere stati legati alle lavorazioni svolte in fase di corso d'opera all'interno del cantiere. La seconda fase, quindi definita post-operam 2, si realizza tramite sia le trivellate che i profili pedologici e serve a verificare le caratteristiche del suolo accantonato che non siano state perse nel tempo e che quindi il suolo ricostituito abbia una qualità che permetta la ricostituzione della vegetazione e del ripristino dell'area. In fase post-operam, il set analitico ancora una volta coincide con quello della GR1 e della GR2 di fase anteoperam. In questo caso però è prevista la possibilità di modificare questo panel tenendo conto delle lavorazioni svolte nell'area e quindi andare a fare una ricerca più selettiva delle possibili criticità che si possono riscontrare in fase di ricostituzione. Qui riporto una slide per la cadenza temporale dei tre monitoraggi appena descritti, per il quale appunto per l'anteoperam è prevista una singola campagna da svolgere prima dell'attività di scavo. Per il corso d'opera sono previsti i monitoraggi visivi con ripetizione semestrale, quindi un monitoraggio continuo durante tutta la fase di corso d'opera, e un monitoraggio agronomico-chimico-fisico con tre campagne distinte durante tutta la fase del corso d'opera. Infine, per il post-operam, viene realizzata una singola campagna costituita dalle due fasi appena descritte.
Gli obiettivi principali sono, per l'anteopera, la definizione dello stato iniziale del suolo nelle aree che successivamente saranno occupate durante la realizzazione dell'opera stessa, quindi della TAV Brescia-Verona. Lo scopo finale, diciamo, della fase anteopera è rilevare quelle caratteristiche utili alla definizione e l'identificazione del suolo obiettivo. L'obiettivo principale mentre del corso d'opera è quello di svolgere un monitoraggio continuativo della gestione corretta del materiale accantonato, così da avere la possibilità di svolgere in maniera più semplice ed efficace il ripristino dell'area in fase di post-opera. Infine, l'obiettivo della campagna di post-opera è quello di verificare il ripristino in maniera corretta delle condizioni iniziali del suolo. Per verificarla ci si avvale appunto del suolo obiettivo definito in anteopera. Quindi come paragone bisogna verificare che quelle condizioni siano state ripristinate. Riporto infine un esempio di un'altra grande opera di tipologia infrastrutturale realizzata sul territorio veneto per verificare un po', insomma, dall'immagine a satellite le varie fasi di realizzazione. Questa ad esempio è la fase anteopera in cui è visibile il suolo senza alcun impatto. Successivamente nella fase di corso d'opera è possibile vedere la tratta come si è sviluppata con lo scavo lungo il suolo e le aree cantiere che sono state costituite nelle aree agricole. E infine la fase di post-opera in cui si vede la realizzazione effettiva dell'infrastruttura, il ripristino delle aree cantiere e aree di deposito e quindi la riconsegna ai proprietari. In conclusione, volevamo riportare come esempio una galleria artificiale costituita e costruita in un'altra grande opera in territorio veneto per esprimere come la variabilità delle strutture di monitoraggio ambientali per la componente suolo varia a seconda della grande opera e a seconda delle varie esperienze maturate in quest'ambito. Infatti in questo caso era realizzata questa galleria artificiale con lo scavo, come è visibile a sinistra, in corso d'opera del materiale e il suo sbancamento. Il ripristino in corso d'opera, in post-opera, come si vede sulla destra, non è stato seguito da nessuna tipologia di monitoraggio. Quindi c'è stato un ripristino ambientale del suolo, una riconsegna al proprietario del terreno agricolo, ma non è stato monitorato in nessuna fase questo materiale. Quindi questo ci fa capire come il monitoraggio della componente suolo ha diverse variabilità, dipende dalla grande opera che stiamo indagando e soprattutto dalle esperienze maturate precedentemente e, come questo esempio, che si terrà conto per i prossimi monitoraggi delle prossime grandi opere. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola ai colleghi dell'ARPA Lombardia. Erika, non sentiamo l'audio. Erika, devi attivare l'audio. Paola, puoi attivare tu il suo audio? No, posso solo chiedere di attivare, gli appare un pop-up, ma lo deve fare lei, non posso farlo io. Sì, buongiorno a tutti, scusatemi, ma ho avuto un problema nella condivisione. Un secondo e partirò con la presentazione. Ok, buongiorno a tutti. Allora, l'intervento che è stato studiato insieme al collega Monti Andrea di ARPA Lombardia è relativo al monitoraggio della matrice suolo nell'ambito delle infrastrutture lineari e proponiamo l'esperienza di ARPA Lombardia degli ultimi circa 15 anni di lavoro.
Direi che tagliamo questa parte introduttiva sulla normativa che è già stata spiegata precedentemente, anche sulla parte del suolo obiettivo. I colleghi di ARPA e Veneto hanno ben introdotto questo concetto e quindi passerei direttamente a questa parte della presentazione dove andiamo a ripercorrere insieme a voi le più frequenti variazioni che il monitoraggio ha permesso di evidenziare in fase di post-operam. Ci concentreremo in particolare in corrispondenza del topsoil in aree interessate da cantieri temporanei. Questa slide, per esempio, evidenzia una netta variazione tra l'anteoperam e il postoperam per quanto riguarda il parametro pietrosità superficiale. La causa è attribuibile a una scorretta gestione delle dune di vegetale che sono venute a contatto con depositi più grossolani. Ancora può essere attribuibile a un ripristino inadeguato. Un'altra variazione registrata molto spesso è l'aumento di sabbia e di scheletro. Come si osserva per esempio da questi due box plot, spesso in post-operam si ha un netto incremento della percentuale in sabbia totale a scapito del contenuto in limo. La possibile causa è identica a quella vista nella slide precedente, quindi scorrette gestioni di dune vegetali e o ripristini inadeguati. Nell'immagine è inoltre presentato un profilo pedologico che è stato fatto in fase di post-operam e che si è scelto di effettuare in corrispondenza di sottoservizi indicati dal layout di cantiere. Grazie al profilo si è potuto verificare che la tubatura è stata rimossa, ma non era invece stata rimossa la sabbia posata con la tubatura e quindi è rimasta questa sacca di sabbia. Un'altra variazione frequente in post-operam è l'incremento di pH correlato ad un aumento dei carbonati totali. La cartografia presentata in questa slide, per esempio, mostra il tracciato di un'opera che attraversa suoli che vanno da acidi a subacidi. I suoli dei cantieri in post-operam hanno subito un incremento di pH, come si può vedere da questo grafico, con dei picchi che hanno raggiunto il 9 come valori. Uno di questi terreni, divenuto fortemente alcalino, è stato restituito all'uso boschivo con specie autoctone e quindi acidofili, che si sono però trovate su terreni inappropriati e quindi gli effetti sono stati una crescita molto rallentata, così tanto da richiedere una significativa manutenzione aggiuntiva negli anni successivi al ripristino. La possibile causa nell'aumento del pH si deve trovare nella scorretta gestione sempre delle dune vegetali e di ripristini inadeguati, in particolar modo quando il terreno vegetale viene a contatto con depositi inerti che contengono calce, cemento o materiali calcarei da costruzione. Nella slide abbiamo una foto di repertorio, per esempio, di aree dove sono stati effettuati dei trattamenti a calce e possiamo vedere l'impatto che questi trattamenti possano avere anche nelle aree limitrofe all'area di trattamento stesso. Un'altra variazione rispetto all'anteoperam risultata essere la diminuzione di carbonio organico e di azoto totale. Ricordiamo che un suolo che fornisce buone funzioni nutrizionali e strutturali dovrebbe avere un contenuto di sostanza organica percentuale non inferiore al 2%. Nel caso che si presenta in questa slide, la sostanza organica era inferiore a questa soglia e questo ha portato ad una perdita di fertilità tale da portare al disseccamento delle specie arboree che erano state messe a dimora. In generale possiamo dire che l'aumento di pH e la diminuzione di carbonio organico e di azoto sono particolarmente problematici laddove le aree sono destinate a bosco.
mentre nelle aree ad uso agricolo le normali pratiche agronomiche possono gradualmente ripristinare condizioni simili all'anteopera. In questo caso vediamo come una ulteriore variazione rispetto all'anteopera è data dalla presenza di rifiuti. Rifiuti che possono essere, come vediamo dalla slide, che non vuole essere esaustiva, comunque possono essere di tipologie, delle tipologie più svariate e che devono essere rimossi. Si evidenzia per l'appunto che la fase più delicata risulta essere, per quanto riguarda l'ambito della presenza di rifiuti, quella successiva allo smantellamento del cantiere. Proprio in questa fase i rifiuti devono essere tempestivamente rimossi, devono essere rimossi prima del riposizionamento dello scotico. In caso contrario, il rischio è che i rifiuti superficiali diventino interrati, come possiamo vedere dall'ultima immagine, aumentando quindi di molto i costi per la successiva rimozione. Sia nel caso di presenza di rifiuti che nel caso di superamenti di CSC, il monitoraggio ha il ruolo di portare all'individuazione di queste criticità, che poi andranno a seguire l'iter previsto dalla normativa di settore, che risulta essere la parte quarta del decreto legislativo 152/2006. Per quanto riguarda il superamento dell'ICSC, in particolare vogliamo evidenziare l'importanza che ha per il costruttore il fatto di effettuare un buon anteopera. Un buon anteopera che permetta di individuare eventuali criticità pregresse per non correre il rischio in post-operam di risultare responsabile di una contaminazione già esistente in anteopram, ma magari non individuata proprio a causa di un monitoraggio non adeguato. Quindi faccio notare che il monitoraggio non ha solo una valenza ambientale, ma serve anche a tutelare il costruttore da eventuali passività ambientali preesistenti. Importante ricordare anche che è fondamentale l'utilizzo di un buon sistema di gestione ambientale nell'ambito del cantiere, che può prevenire l'impatto sulla matrice. Infatti possibili cause di superamenti di CSC, in questa slide abbiamo presentato il caso degli idrocarburi pesanti, possono essere quindi sversamenti o contatti con depositi contaminati, l'errata gestione del materiale di cantiere, piuttosto che la mancanza di una pavimentazione nelle aree critiche o ancora procedure non corrette di manutenzione e gestione dei mezzi, ma non siamo assolutamente esaustivi con questa slide schematica. Un'altra problematica, un'altra variazione spesso registrata nel topsoil è relativa alla presenza di specie aliene invasive. E su queste vogliamo in particolare evidenziare il fatto che è proprio nelle aree a suolo nudo che queste specie attecchiscono e si diffondono con facilità. Quindi le dune e le aree di cantiere in generale richiedono monitoraggi e azioni di contenimento o eradicazione specifiche a seconda delle specie presenti. Questa immagine vuole invece evidenziare una criticità che è stata rilevata e che è relativa alla presenza di ristagni idrici superficiali in un'area di cantiere in fase di post-opera. La criticità, come possiamo vedere da questo grafico, non è attribuibile a una situazione meteorologica particolare. Infatti precipitazioni consistenti risalivano a ben 2 settimane prima del sopralluogo. Inoltre nei terreni limitrofi non sono state rilevate criticità analoghe e nemmeno in fase di anteopera. La causa di questi ristagni idrici è stata attribuita alla forte compattazione di un orizzonte profondo e a un ripristino inadeguato.
Questa tabella vuole riassumere le possibili cause delle variazioni registrate che abbiamo individuato nelle slide precedenti e per ognuna propone gli strumenti preventivi ritenuti da noi più efficaci. Osserviamo quindi che per 7 variazioni su 8 risulta molto importante una corretta gestione delle dune, che prevede una serie di accorgimenti, tra cui in primis mantenerle separate da altri materiali e inerbirle con semi autoctoni. Alla corretta gestione delle dune si deve associare anche un monitoraggio visivo, quindi nel caso di individuazione di anomalie si può procedere con il campionamento. Parallelamente va utilizzato l'altro strumento preventivo ben introdotto dai colleghi del Veneto, che è il suolo obiettivo. Ancora un altro strumento di cui parlava prima Leonardo Basso è prevedere delle fasi di monitoraggio di post-operam suddivise in 2 fasi. La prima appunto avviene dopo lo smantellamento del cantiere, ma prima del riposizionamento dello scotico e in particolare non sto a ripetere quanto già detto dal collega, ma voglio evidenziare come questa modalità possa permettere di evitare che rifiuti presenti nella prima fase di post-operam sul piano campagna si trasformino da rifiuti superficiali a rifiuti interrati una volta che viene riposizionato il topsoil. Questi 2 profili che sono riportati in questa slide si localizzano in corrispondenza dell'area interessata da ristagni idrici superficiali presentata nelle slide precedenti. I ristagni sono dovuti a un orizzonte fortemente compattato, che è quello che vediamo nella seconda, che si vede molto bene in questa immagine. Questo orizzonte era già stato osservato nel corso del primo monitoraggio di post-operam e ARPA Lombardia aveva chiesto di intervenire rompendo la crosta, ma questo non è avvenuto e quindi è sorto il problema. Quindi dobbiamo chiederci come mai talvolta le criticità non vengono risolte nell'immediato quando rilevate, anche perché faccio notare che risolverle nell'immediato, come già detto, prevede dei costi molto inferiori rispetto a quello che poi si va a spendere una volta che il topsoil viene riposizionato. Da questo schema vediamo come siano 3 gli attori in gioco nella fase di ripristino: ARPA, il costruttore e il proprietario. Tutti, anche se per motivazioni differenti, hanno un obiettivo comune, che è quello di ridurre l'impatto dell'opera sulla matrice del suolo, restituendola il più possibile prossima alle condizioni di anteopera. C'è però un potenziale conflitto tra questo obiettivo comune e gli obiettivi specifici di proprietari e costruttori, che necessitano che la restituzione del terreno sia molto rapida. Un'altra motivazione che può ostacolare la risoluzione di alcune criticità o che comunque può portare ad un ripristino non ottimale è che spesso si occupa del ripristino personale edile, quindi personale che non è specializzato nei ripristini e che opera con attrezzature inadeguate a questo fine. Per quanto riguarda invece l'altro strumento preventivo, ovvero la corretta gestione delle dune perimetrali, riportiamo delle anomalie riscontrate in alcuni cantieri. In particolare in questa immagine vediamo come si è verificata l'asportazione di parte del suolo scoticato dalle dune perimetrali, mentre una gestione ottimale prevede che il suolo scoticato rimanga indisturbato dall'accantonamento alla fase di ripristino. Ancora, in questa immagine riporta in primo piano la sommità di una duna perimetrale e possiamo vedere come questa sia a contatto diretto con un cumulo di materiale inerte. Questo spiega il frequente aumento in sabbia e scheletro in post-opera.
Sul piano di monitoraggio della TAV, che è stato predisposto ovviamente col proponente e in forte collaborazione con ISPRA e con ARPA Veneto, ha già parlato molto il collega Leonardo Basso. Evidenziamo soltanto quanto sia molto complesso questo piano di monitoraggio e come in caso di interferenze con il piano di utilizzo, i campionamenti vengano effettuati preferibilmente nello stesso momento del campionamento previsto dal piano di utilizzo, al fine di evitare ulteriori impatti sul deposito e di limitare i costi di personale e utilizzo macchinari. Possiamo dire che rispetto alle opere pregresse, nel caso della TAV Brescia-Verona, l'autorità competente ha definito delle condizioni ambientali specifiche per il suolo e molto articolate, che si sono riflesse anche nel PMA, che come abbiamo visto risulta essere molto dettagliato. Chiudiamo quindi con alcune riflessioni. Le condizioni ambientali risultano fondamentali laddove lo studio di impatto ambientale e il PMA presentano delle lacune. Idealmente, qualora lo studio di impatto ambientale e il PMA risultassero perfetti, le condizioni ambientali non sarebbero necessarie. Riagganciandoci al mondo reale, possiamo dire però che si osserva sì nel tempo una crescente sensibilità per la matrice suolo, ma che ancora si deve realizzare un sistema definibile come totalmente virtuoso. Strumenti fondamentali per un processo virtuoso sono un approfondito studio di impatto ambientale che va a stimare tutti i possibili impatti dell'opera sulla matrice suolo, il PMA che sulla base degli impatti previsti dallo studio di impatto ambientale definisce con attenzione i punti più rappresentativi e le modalità più efficaci per monitorare gli impatti, le linee guida di studio di impatto ambientale PMA. Quindi concludiamo dicendo che così come il PMA è da considerarsi uno strumento dinamico che può quindi essere rimodulato anche nelle fasi operative successive alla VIA, lo stesso carattere dinamico può essere attribuito alle linee guida. Nell'ambito di un processo virtuoso le linee guida infatti vanno intese come documenti il più possibile aggiornati e allineati sia alle nuove tecnologie sia le crescenti sensibilità ambientali che, come abbiamo visto nelle slide precedenti per quanto riguarda il monitoraggio del suolo, iniziano a concretizzarsi anche in prescrizioni molto specifiche. E con questo ringrazio tutti per l'attenzione e anche tutto il gruppo UOPI dell'ARPA Lombardia che ha collaborato. Grazie alla collega, specialmente per questa conclusione e questi spunti di riflessione che ci ha offerto. Le domande sono molte, siamo già andati oltre il tempo previsto, però rispondiamo ad alcune in questa sede e poi le altre saranno, come dicevo già all'inizio dell'intervento, saranno pubblicate sulla pagina web di questa iniziativa. E anche per gli attestati saranno fatti e verranno inviati. Le richieste sono state moltissime, quindi dateci un po' di tempo per riuscire a fare tutto. Passo adesso la parola al collega dell'ARPA Veneto, Andrea Della Rosa, per dare delle risposte in merito alle molteplici domande che sono arrivate in merito agli impianti fotovoltaici. E se il collega vuole prendere la parola, grazie. Ci sono. Non mi vedete perché non ho la webcam attiva, ma ci sono. Sì, proprio in questo periodo stiamo ricevendo alcune richieste come ARPA Veneto di valutazione di piani di monitoraggio per l'installazione di impianti che adesso vengono chiamati agrofotovoltaici, nel senso che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici impiantati a terra, ma in qualche modo che cercano di mantenere un po' anche attivo l'aspetto agronomico. Non ci sono delle linee guida effettive su come eseguire questi monitoraggi, per cui
Noi abbiamo valutato alcuni piani proposti direttamente dalle ditte installatrici su richiesta delle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione. Le indicazioni che stiamo dando noi sono quelle di implementare monitoraggi che inizialmente prevedevano dei campionamenti un po' come si faceva per altre grandi opere, per altre opere di ante operam e poi di post operam, con un monitoraggio di corso d'opera che valuti l'andamento di alcuni parametri, in particolare del carbonio organico, che valuti l'andamento, cioè il rischio di compattazione dei suoli derivanti da pratiche di manutenzione degli impianti stessi diciamo che magari siccome a seguito di questo webinar risponderemo alle varie domande in maniera più esplicita, di sicuro metterò giù alcuni punti in maniera più dettagliati nelle risposte scritte post webinar. Per le altre domande lascio la parola ai colleghi. Sì, adesso volevo dare la parola al collega Andrea Monti di ARPA Lombardia per quanto riguarda una domanda relativamente al monitoraggio dopo la consegna dei cantieri, quindi il monitoraggio nella fase di post-opera. Sì, buongiorno. Questa domanda è una domanda alla quale la risposta è piuttosto complessa, vedo di essere breve, nel senso che il suolo, nel momento in cui ha subito gli impatti che ha subito, per riprendere quelle funzionalità che ci siamo detti prima, ha bisogno di tempo. Questo purtroppo, come abbiamo visto proprio nell'ultima presentazione, spesso e volentieri non è a disposizione, proprio perché il suolo, a differenza di altre matrici, ha una caratteristica che generalmente è di proprietà di qualcuno. E quindi sia il costruttore ha in tutto l'interesse di restituire velocemente questo terreno perché paga per tenerlo per sé, così anche il proprietario ha interesse a riceverlo il prima possibile. Questo costringe quindi il monitoraggio ad essere eseguito esattamente dopo il ripristino del suolo, prima che venga riconsegnato al proprietario. Questo anche perché nel caso in cui ci dovessero essere degli impatti, bisogna avere la certezza del soggetto responsabile. Un suolo appena ripristinato ovviamente non ha ancora avuto modo e tempo di riprendere a strutturarsi, e proprio per questo quello che si va a vedere è bisogna fare il confronto con il suolo obiettivo, che si sa essere appunto un riferimento per quel momento del suolo. Detto questo, per evitare gli impatti, che anche con delle lavorazioni successive, che sono anche costose, difficili, non per forza di cose risolutive, è molto importante prevenire l'impatto e quindi fare il monitoraggio in corso d'opera, ma proprio prevedere un sistema di gestione ambientale ben strutturato per quanto riguarda i possibili impatti sulla matrice del suolo, così da non arrivare ad avere impatti. Grazie per la risposta. E poi, come appunto ha anche detto il collega, le altre saranno risposte per iscritto. Per quanto riguarda invece la componente ambientale trattata precedentemente, quella dell'atmosfera, diamo adesso la parola alla collega Caterina Danna per rispondere anche lei ad alcune domande, in particolare quelle relative al traffico indotto. Salve. Allora, rispetto alla una delle domande riportate nella chat riguarda l'utilizzo, quindi una raccomandazione riguardo l'utilizzo dei modelli per il traffico indotto. Allora, quindi come raccomandazione principale, ovviamente la tipologia di modello da utilizzare è un modello da sorgente lineare. E la tipologia di modello dipende dalle caratteristiche del territorio, quindi come abbiamo già detto in precedenza, quindi sia dalle caratteristiche meteoclimatiche che dall'orografia presente sul territorio. È importante nel traffico indotto considerare tutte le strade che sono quindi praticamente legate al progetto e quindi tutta la viabilità indotta, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.
Una raccomandazione particolare è quella appunto di riportare nello studio tutti i flussi, quindi tutti i dati di traffico, numero dei veicoli sulle varie tratte, ovvero tutti i dati che poi verranno utilizzati in input dal modello. C'è un'altra domanda sul traffico che riguarda i fattori di emissione. Do una breve, un breve risposta. Le metodologie per il calcolo dei fattori di emissione sono quelle del CORINER e vengono utilizzati modelli tipo COPERT e sul sito quindi di ISPRA ci sono una serie quindi, di indicazioni di metodologie e riguardo proprio quindi all'utilizzo dei fattori di emissione. Un'altra domanda e poi chiudo perché il tempo ormai riguarda la caratterizzazione della qualità dell'aria. Allora, la domanda era, di solito si considerano dei periodi temporali che variano dai 3 ai 5 anni. Sì, in uno studio di impatto ambientale per poter caratterizzare la qualità dell'aria, qualora risultassero disponibili dati quinquennali, annuali, ben venga riportarli nello studio di impatto ambientale. Però una specifica è quella di riportare in maniera puntuale i dati in input che poi verranno utilizzati nei modelli di simulazione e quindi in quel caso dare la specifica su un anno particolare, quindi focalizzarsi solo su un anno di dati. E, poi ben venga la domanda sulla disponibilità di tutti i dati. Infatti questa è una delle diciamo, principali problematiche che poi sono state sempre affrontate, quella della disponibilità dei dati. Però è importante è che abbiamo una serie di informazioni disponibili anche dal sito dell'ISPRA, sia per quanto riguarda la caratterizzazione della qualità dell'aria, dati di emissione e anche dati meteoclimatici. Perché attualmente quindi su ISPRA c'è un database SCIA dal quale è possibile avere delle informazioni sui dati meteo che poi sono tutti dati che sono stati reperiti dalle centraline dell'aeronautica militare ed altre, quindi anche misure sul territorio, effettuate sul territorio. Io, vi ringrazio tutti, saluto tutti. A questo punto chiudiamo qui il collegamento, vi diamo appuntamento a venerdì e nel webinar di venerdì tratteremo la componente geologia ed acque. Arrivederci a tutti.